Ben trovati amici ed amiche di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento. Chi sarà l'ospite di oggi? Si racconterà Crazy Motor Life, un pilota con un palmarès di primo ordine. Esordisce nel motomondiale nel 2004 nella classe 125, 2010 Superstock, 2012 Mondiale Superbike, attualmente impegnato nel CIV Superbike. Di chi sto parlando? Lorenzo Zanetti. Volete sapere che cosa ha da raccontarci? E allora, sigla! Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. Grazie per aver accettato l'invito di Crazy Motor Life. Dal tuo curriculum si evince una vita dedicata al mondo delle corse. Però facciamo un passo indietro. Quando scocca la scintilla dentro di te che accende la passione per il motorsport e ti fa dire questa sarà la mia vita? Allora, una domanda in realtà che ti fanno spesso, ma che alla fine non riesco mai a dare una risposta perché ero piccolino, mio papà mi portava a vedere rally, perché io sono nella zona di montagna del Bresciano, quindi in realtà è nato da lì la passione per i motori, e vedendo le macchine da rally che sfrecciavano appunto nelle strade qua vicino a casa, anche se poi sono di Lumezzane, che quindi è uno dei motoclub, credo sia il più titolato in Italia a livello di fuoristrada, anche se poi io praticamente ho preso tutt'altra direzione. Però esatto, la passione di base mi è sempre piaciuta, cioè mi è sempre piaciuto qualsiasi cosa avesse un motore. Però la prima vera passione erano le auto, le macchine da rally. Poi nel crescere non avevo una possibilità economica in famiglia, quindi un amico in comune di mio padre lavorava per la Polini e gli disse: beh, ma perché non provi a metterlo sulla mini moto, visto che il go-kart è inavvicinabile? E da lì mi arrivò di regalo e fu amore a prima vista, perché in realtà fino a quel momento le moto sì, le guardavo un po' in televisione, ma poca roba. E a 10 anni mi è arrivata la mini moto, da lì è partita l'amore, da lì non sono più sceso. Tu hai corso a livello mondiale con due tipologie di motori che ancora oggi fanno discutere gli appassionati delle due ruote, il due tempi e il quattro tempi. Ora, tralasciando le differenze tecniche, perché non ci racconti le emozioni che suscita guidare queste due tipologie di moto? Beh, forse la nostalgia. Guarda, prima mi stavo allenando in bicicletta e mi hanno passato due ragazzini con dei motorini, degli endurini con due tempi, con la miscela, con l'olio di ricino. Guarda, mi si è riaperto il cuore. Quindi sono un po' nostalgico, per me il due tempi è quello che ho iniziato, a me piaceva molto, piaceva perché mi ricordo una parte di carriera. Però anche è vero che poi sono riuscito ad andare su quattro tempi, e a differenza di qualche pilota che invece ha sofferto il passaggio della mia generazione, non tutti l'hanno assimilato, io poi in realtà mi sono trovato bene anche col quattro tempi. Quindi diciamo che ho due buoni ricordi di tutti e due i periodi. E il due tempi ovviamente mi ricorda l'adolescenza, e il quattro forse mi ricorda il consolidamento sportivo. Però ripeto, forse mi manca quel due tempi, perché il sound per me è impagabile. Nella tua carriera ti sei ritrovato in pista con tantissimi campioni e campionissimi, ma uno su tutti che ti ha colpito? Allora, faccio una premessa, cioè dico per quello che sono riuscito effettivamente a battagliare in pista, cioè o perlomeno ho condiviso la pista. Ho avuto la fortuna di dividere con appunto, penso, diciamo di questa generazione, di questa era, quasi tutti i campioni. E non posso valutare Valentino perché lui era più grande di me, quindi l'ho visto solo da fuori. Però in pista per me quello che mi aveva stupito di più è stato Stoner, che appunto quando debuttai nel 2004 ho diviso la pista con lui le ultime 5 gare, e mi ricordo ancora un Phillip Island, che io ero al debutto, c'erano le prove libere bagnate e facevamo tutto il turno io e lui che ci superavamo, e lui praticamente mi tirò i primi giri per insegnarmi la pista perché io non la conoscevo, e tutto il turno primo, secondo. Però al di là di quelle gare ce lo vedevi che lui faceva delle cose naturali che per me comunque, che sono a un livello alto, era inspiegabile. E la stessa cosa l'ho vista nell'ultimo anno mio di mondiale, che dividevo la pista con Marquez, un altro, benché avesse un mezzo comunque competitivo, cioè sempre avuto delle moto competitive, però lui riesce a fare una differenza tale nei confronti di comunque piloti che hanno un alto livello, e quello bisogna riconoscerlo, è innegabile. Ritorniamo a noi. Tra i vari campionati dove hai corso, quale
ti ha lasciato di più umanamente? Ma alla fine devo dire che come ambiente, essendo un ambiente di lavoro, a volte è molto difficile far andare le cose, cioè alla fine noi lo viviamo come lavoro, quindi è molto molto difficile i rapporti personali all'interno dei paddock. Quindi devo dire che a livello umano quello che mi sto godendo di più, ma perché mi sento in famiglia con un clima veramente familiare, e adesso nel campionato italiano col team di Broncos di Luca Conforti, che poi siamo molto amici anche al di fuori delle corse, quindi forse umanamente è quello che mi sto godendo di più. Però devo dirti che anche il periodo Superbike, l'anno che corsi nel mondiale Superbike, era un team comunque a condizione familiare, da lì poi ho conosciuto il team manager di allora, che siamo diventati molto amici, ci frequentiamo praticamente ancora oggi, quindi anche se a piccoli casi sono riuscito anche a coltivare delle amicizie all'interno del paddock. E invece quello che ti ha aiutato a crescere di più dal punto di vista professionale? Allora, sono stati anni molto molto duri da 125. Forse ero piccolo, cioè ero giovane, non ero inquadrato bene, ed è un ambiente veramente veramente selettivo. Infatti ancora oggi, quando vedo tanti giovani che fanno fatica lì, li bruciano, perché sei in una fase di età, che sei un adolescente, c'è chi cresce prima, chi no, chi dopo, chi ha la fortuna di avere dei mezzi competitivi, che riesce a emergere. Quello è stato veramente duro da sopportare, perché non ero in grado di sopportare certi pesi. Quello che invece mi ha fatto crescere professionalmente, secondo me, sono gli anni di Super Sport con 10K, per dirti, perché comunque mi sono trovato in un ambiente molto molto professionale, esigente, dover parlare completamente in inglese 2 anni, c'erano delle aspettative molto alte, io magari venivo visto un po' come quello arrivato da fuori, italiano, insomma, però professionalmente mi ha insegnato molto, e da lì in poi sono riuscito a essere molto molto incisivo. Quest'anno si è impegnato nel CIV Superbike, le prime 4 gare sono andate in balia del meteo, a dir poco imprevedibile quest'anno. Bilancio tutto sommato positivo, o qualcosa secondo te non è andata secondo i piani? Ma no, guarda, alla fine io reputo l'italiano a livello di regolamento quello che mi si addice meno per le mie caratteristiche, però dopo, cioè, bisognerebbe addentrarsi molto. Però riassumendo, per la categoria tra virgolette stock, che non possiamo cambiare i componenti della moto a livello di telaio, forcellone e quant'altro, col mio peso faccio fatica a mandare in temperatura le gomme, quindi di fatto quasi il problema opposto che hanno al mondiale, dove i piloti pesanti sono penalizzati, e quindi so che devo essere molto molto preciso nella messa a punto della moto, quindi so che Michele è molto bravo in questo, e quindi siamo partiti a Misano in realtà bene, la condizione meteo ha giocato magari a mio favore, sono venuto via in testa al campionato, però so che poi io in gara sono consistente. E Mugello invece il meteo in realtà ha giocato non a mio sfavore, però ho fatto io una scelta di gomme sbagliata e mi ha penalizzato in gara, però alla fine veniamo via 4 gare, 4 podi, una vittoria, siamo praticamente vicini alla testa del campionato, quindi sì, devo dire che abbiamo lavorato comunque bene, abbiamo ottimizzato tutti i risultati, tutte e 4 le gare al massimo di quello che potevamo fare. Sì, ricordo per chi non avesse seguito i primi appuntamenti del CIV, che comunque in gara 1 a Misano hai ottenuto la vittoria, poi 3° in gara 2, mentre a Mugello 1° e 2° posto. Certo. Secondi in campionato e sei a soli 7 punti da Michele, quindi è ancora tutto aperto. Sì, apertissimo, io sono il primo a sapere che è difficile, ma sono anche il primo che ce la mette tutta, quindi adesso andremo a Vallelunga la prossima gara, dove io non corro da 3 anni, perché lo scorso anno ero fuori per infortunio, e i 2 anni precedenti, un anno ero impegnato con l'Endurance, con il Mondiale Endurance, e un anno con il Moto America. Però insomma, dai, è una pista che io conosco, ho fatto anche il record qualche anno fa con qualifica col Superbike, insomma è una pista che comunque mi esce bene, e vedremo. Ma Lorenzo, nella vita privata l'uomo e il pilota sono diversi? Ah, non lo so, dovresti chiedere a chi mi frequenta più che a me. Diciamo che sono uno molto quadrato e esigente con me stesso, quindi cerco di accontentare la famiglia, diciamo, non fargli mancare niente, nel senso, nel poco tempo che io dedico a loro, perché effettivamente un po' i miei sportivi siamo egoisti, e questo me ne rendo conto. Io comunque ho 2 figli e non faccio più la vita da professionista, nel senso solo esclusivamente dedicata alla moto, perché comunque ho preso degli impegni a casa, quindi io lavoro dalla mattina presto, quindi mi alzo alle 6 la mattina fino alle 3 del pomeriggio, più o meno 4 io lavoro, poi mi alleno 1 ora e mezza, 2, quindi arrivo sempre a casa che sono almeno le 6 di pomeriggio, quindi comunque il tempo per la mia famiglia è
relativamente po', però loro sanno, capiscono che questo è un equilibrio per me molto importante e quindi cerco insomma di impegnarmi in tutto quello che faccio al 100%, finché riesco a reggere, finché il mio fisico regge, vado avanti. Lorenzo, un consiglio a qualche ragazzo che ci sta guardando e che vorrebbe intraprendere la carriera del motociclismo? Allora, più che un consiglio, sembra una frase fatta, però allora, di fatto tutti gli sport sono molto difficili, soprattutto al giorno d'oggi dove il business correlato allo sport, essendo diventato molto, diciamo, magari più vasto con le televisioni, le dirette, cioè adesso è molto difficile, cioè cercano, vogliono che uno esploda subito, quindi diventa ancora la componente di pressione e diventa una parte costante, però di fatto tanto lo sport, è questo, cioè tu devi essere. Forse non basta essere forte, ma devi essere quasi migliore. Però indipendentemente ci sono anche mille sfumature di questo sport, magari ti possono permettere anche di vivere la passione e di viverla anche come fosse un lavoro. Quindi di crederci sempre, a prescindere, perché se uno veramente ha la passione, ti fa star bene anche se magari non diventa un lavoro. Quindi, ma soprattutto se hai la possibilità da giovane, crederci e impegnarti, perché fare lo sport come lavoro è la cosa più bella che c'è. Lorenzo, grazie per esserti raccontato a Crazy Motor Life. E invece Certo. tu, proprio tu che ci stai guardando, che guardi i nostri contenuti e ancora non ti sei iscritto al canale, ma cosa aspetti? Così non ti perderai nessuna delle prossime novità, anche perché Lorenzo sarà di nuovo nostro ospite. Io lo dico direttamente, magari tu accetti. Ci No, no, siamo. no, certo, ovvio che io accetto, mi fa molto piacere. Lorenzo, grazie ancora e ciao. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, ciao.